Ben ritrovati al consueto appuntamento con Notes di Antenna 3. Vediamo subito, come di consueto, le curiosità di oggi. Nel 1987 il telefono azzurro attivò la sua prima linea. Una voce che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Con questo obiettivo Ernesto Caffo, a quel tempo professore all'Università di Modena, diede vita a Bologna all'associazione, attivando la prima linea telefonica d'emergenza. In pochi giorni arrivarono centinaia di chiamate a riprova della gravità del fenomeno che fino a quel momento non aveva trovato un punto di sfogo. L'associazione è stata riconosciuta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica nel 1990. Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi. La curiosità del territorio di oggi ci porta alla scoperta dell'abbazia di Carceri. Alle porte di Padova, nel cuore della campagna veneta, si trova questa abbazia, conosciuta già dal XII secolo come ospizio in cui alloggiavano i pellegrini del nord Europa. L'abbazia è un monastero ricco di storia che vive il suo massimo splendore sotto il possesso dei monaci agostiniani e camaldolesi. Questi ultimi avevano creato un'importante collaborazione con l'Università di Padova, lavoravano e cuocevano la ceramica e gestivano anche una farmacia, considerata poi la più antica del Veneto. Nel 1690 Papa Alessandro VIII soppresse l'abbazia e mise all'asta i suoi territori per finanziare la Repubblica di Venezia nella guerra contro i turchi. Siamo in chiusura, ma prima vi ricordo che per promuovere i vostri eventi sul Notes potete contattarci e richiedere ulteriori informazioni chiamando lo 0422 16 26 747. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.